Ecco, siamo sempre nel Museo della Birra, una bella Ferrari in esposizione e anche una moto da provare, campione mondiale, eccola qua, attenzione alla curva. Ecco, ecco qua, prima volta che vediamo davvero una... Questa la devi portare nel tuo agriturismo di Bonorba, sì, sì. Ecco, ci sarebbe l'attrazione, si dimenticano di mangiare anche. Guarda noi, Giulio. Un po' consumata. Questa ce l'avete anche voi, vero? La gelosa. Cioè, bisogna iniziare così, magari come fatti litri per andare a lavorare. Alberto non si tocca. Bellezza di essere in Italia e poter fare una macchina italiana, non ha prezzo. Come hai detto? La bellezza di essere in Spagna e fotografare una macchina italiana. Ma che macchina poi, dai. Dai, a Desulo che effetto. Le Ferrari diciamo che in realtà nelle vie non ce ne sono tantissime. È passata qualche Ferrari a Desulo? Sì, tante. No, nel vero senso sono passate tantissime. Addirittura una volta è capitato che io col pandino rosso avevo tre Ferrari dietro e non le facevo sorpassare perché in curva non si sorpassa. Perfetto, abbiamo ascoltato una Floris di Desulo che ti occupi di, diciamo, turismo perché avete una guida turistica, Treno Verde. Cosa offrite appunto al turista che chiede di fare un'esperienza da voi? Diversi tipi di esperienza che vanno dall'esperienza culturale, l'esperienza enogastronomica, l'esperienza archeologica, oppure diverse esperienze miscelate fra di loro in base a quelle che sono le cose che piacciono più a quel target preciso di turista. Ad esempio Ortueri Paese, cosa fate vedere? Ortueri ancora, no. Volevo dire, scusami, Desulo. Desulo Paese, al momento facciamo un centro storico, facciamo delle degustazioni, facciamo delle camminate naturalistiche oppure delle escursioni un pochino più impegnative, sino appunto alla Marmora con degli spuntini che poi da noi non sono degli spuntini molto delicati. Si chiama spuntino in Sardegna, ma è uno spuntone Sardegna, grande. Però sì, è uno spuntone pranzo. Grande, diciamo sì. Una salata. Insaccati, pane, formaggio. Formaggi, diversi tipi di formaggi, con diversi prodotti da diversi pastori. Che hanno di diversi sapori in base a quella che è il pascolo utilizzato dai pastori, oppure formaggi prodotti direttamente nei mini caseifici che hanno un sapore diverso, che sono tutti diversi. Sì, il formaggio al timo ancora c'è. Sì. Ci sono alcuni pastori che hanno i loro capi proprio dove c'è tantissimo timo, quindi nel formaggio si sente veramente questo retrogusto molto... diciamo proprio un retrogusto che devi avere il palato anche educato al sentirlo, però si sente. Con che cosa lo accompagnate, come vino rosso o altro? Mandrolisai o anche Cannonau. Azzara, Sorgono, Meana. Ortueri. Ortueri, certo, sì. Senza dimenticare nessuno. Andiamo un attimino al Treno Verde, quindi dove fate salire, delle tappe? Sì, facciamo le tappe che vanno da Manda, se raggiungono l'Acquani, e le tappe che vanno da Manda, se raggiungono Sadalissewi. Sono due viaggi diversi, che vanno uno nella tratta storica che arrivava sino a Sorgono, nell'altro nella tratta storica che arrivava sino ad Arbatax. Anche lì abbiamo diversi tipi di pacchetti che vanno dal pacchetto semplice, quello sull'Acconi, dove cerchiamo di integrare quella che è la cultura del borgo storico, quindi Museo dei Menhir, Parco Naturalistico, quindi il Parco Aymerich, e poi una degustazione di liquori tipici. In aggiunta, per chi vuole un pranzo abbastanza corposo, c'è la possibilità di pranzare oppure anche un menù molto tranquillo dove si può mangiare anche tranquillamente al parco. Mentre invece Sadali ha una proposta molto simile a quella di Laconi, nel senso che sono diversi come borghi,
Essa da lì si fa quella che è la via dell'acqua quando si arriva in paese, e poi anche lì si fa o una degustazione con un pranzo in ristorante, e poi si rientra in treno. Durante il viaggio il percorso prevede delle tappe dove si vedono le stazioni storiche e dove si possono, diciamo, si può rivivere quello che è il viaggio lento in treno, che dà l'opportunità di guardare i panorami fuori dal finestrino e di soprattutto non pensare a quella che è la meta, ma più che altro pensare al viaggio. E durante il viaggio descriviamo tutta quella che è la storia delle ferrovie in Sardegna e cosa ha implicato la costruzione di una linea ferroviaria per quelli che sono stati i paesi del centro Sardegna. Raccontate anche il Lorenz, la sua esperienza. Raccontiamo anche il viaggio di Lorenz, la sua esperienza, il libro Mare Sardegna, il suo viaggio assieme a Frida, diciamo che è un momento abbastanza bello in cui un po' si critica quella che sono state le descrizioni alcune volte troppo offensive da parte dello scrittore, e alcune volte invece si apprezzano tantissimo perché comunque ci sono delle descrizioni che rimarranno immortali, che descrivono la Sardegna come la libertà stessa. Sì, certo. Il tuo lavoro è meraviglioso, immagino che ne hai parlato con molta passione, ti piace? Sì, è una sorpresa sempre? È sempre una sorpresa. I turisti, i pellegrini che lo frequentano sono in che percentuale italiani, sardi, allora, stranieri? Sardi, periodo primaverile-autunnale, abbiamo la maggioranza di sardi. Periodo estivo abbiamo soprattutto italiani, nord Italia, periodo sempre primaverile e autunnale abbiamo tantissimi stranieri, di cui maggioranza tedeschi. Quest'anno abbiamo avuto tantissimi americani, inglesi, ma soprattutto i tedeschi, perché loro hanno una passione innata nei confronti del Trenino Verde e quindi viaggiano tantissimo, e ogni volta che vengono in Sardegna vogliono fare il viaggio sul Trenino Verde. Ricordiamo il tuo nome, un recapito telefonico in modo da essere raggiungibile e contattato. Potete cercare Barbagia Express, ci trovate su Instagram, su Facebook, e basta semplicemente anche l'hashtag Barbagia Express e arrivate subito a noi. Grazie Monica. Grazie.